considera bizzarre. No, chi è l'assessore alla nettezza urbana? Perché in caso di sciopero ne voglio vedere a raccogliere i cassonetti, mi raccomando. L'avete già fatto, bravo. Allora, due interrogazioni, Presidente, ma vorrei, diciamo, replicare con ordine, avere una risposta con ordine e replicare con ordine. La prima, assessore Di Croce, avete con delibera 372 del 12 dicembre 2016 bandito il concorso di idee per la progettazione urbanistica del quartiere residenziale sperimentale, famosi 13 ettari. Con la determina del 2017, la 1295, è stato approvato il bando, si è celebrato questo concorso, il 25 agosto c'è stata la proclamazione del vincitore, siamo arrivati al 29 di novembre e però di questo progetto non si sa ancora nulla. Io ho sentito dai corridoi voci secondo le quali questo progetto sarebbe, questo PUE, sarebbe in contrasto addirittura con il PUG, qualcun altro dice che forse non vi piace. Insomma, ho chiesto di vederlo, questo progetto è calato, diciamo, nel funzionario una cappa di gelo e addirittura mi è stato detto no, deve chiedere all'assessore, io non so se glielo posso far vedere, eccetera. Per cui le chiedo innanzitutto se le voci che circolano nei corridoi sono vere oppure no, in secondo luogo come avete l'eventualità e intenzione di procedere laddove effettivamente ci sia questo contrasto con il PUG e soprattutto quando avete intenzione di pubblicarlo, di pubblicizzarlo, di renderlo, diciamo, fruibile anche a noi consiglieri. Prego, assessore Di Croce. Allora, intanto la sua domanda è quella che ho posto pure io. Facciamo un piccolo passo indietro. Lei ha detto che il 25 agosto è stato nominato il vincitore, non è proprio esatto, in realtà il 25 agosto è stata approvata la graduatoria finale, poi dopo dovrebbe essere il dirigente che dovrebbe formalmente nominare il vincitore. Onestamente non so se sia stato fatto, non so neanche se sia stato pagato il premio al vincitore, questa è una cosa che ancora rimane, insomma, immagino di sì, insomma, anche perché ho avuto qualche sollecitazione in tal senso da qualche concorrente che mi ha chiesto, dice, ma scusate, ma avete fatto? Io ho ovviamente trasferito il tutto al dirigente. Sapete anche che in quel periodo c'è stato il passaggio dal dirigente, ex dirigente piemontese, l'architetto Lucera, e quindi c'è stato ovviamente il solito, diciamo, mettersi in carreggiata perché è una procedura che lui non ha seguito e quindi abbiamo avuto qualche problema. Io credo di aver fatto anche una lettera scritta all'architetto Lucera chiedendo proprio di dare risposta su questa domanda che è fondamentale. Noi con quel concorso abbiamo deciso di fare un concorso di idee per determinare il vincitore di un concorso di architettura e, come prevede la normativa, eventualmente conferire anche l'incarico della redazione del PUE, che è chiaramente un passaggio propedeutico poi dopo all'eventuale sviluppo del famoso quartiere. Però nel bando c'era scritta anche una cosa fondamentale, che i progetti dovevano essere tassativamente conformi al PUE, chiaro, non è ovvio, perché altrimenti se non c'è un progetto che non è conforme, come faccio a fare un PUE? Però nella redazione del bando, che è stata curata dal dirigente piemontese, l'abbiamo fatto anche insieme, ovviamente non mi voglio nascondere dietro un dito, insomma, però comunque l'atto è il suo e lui ci ha messo in maniera fondamentale le mani, insomma, infatti io gli diedi all'epoca una bozza, lui la corresse, insomma c'è stata una procedura di quelle normali in questi casi. Non è stato inserito come elemento di esclusione dal bando di concorso il fatto che il progetto non fosse pienamente conforme al PUC, cioè nelle cause di esclusione non c'era questa, ma era una causa, la sua perplessità è anche la mia, potrebbe essere anche la mia, però una logica c'è, nel senso che dice, io faccio un concorso di architettura, ci scrivo che il progetto che mi devi fare deve essere conforme al PUC, però questa non viene inserita come causa di esclusione, quindi posso benissimo vincere il concorso con un bellissimo progetto che però non è conforme al PUC, per cui non si può fare un PUE di quel progetto.
In effetti, se vogliamo, ci sono anche condizioni analoghe, nel senso che io stabilisco anche che tu debba possedere dei requisiti per poter fare il PUE, ma questi requisiti non sono indispensabili per poter fare invece, per poter partecipare al concorso. Cioè puoi partecipare al concorso, poi dopo si verifica se tu possiedi i requisiti per fare una progettazione esecutiva effettiva, se ce l'hai bene, se non ce l'hai invece non puoi averla. Questo è un tema che io ho posto, cioè la risposta non la posso dare io, come immagino non la possa dare neanche lei, no? Perché è una questione veramente tecnica. Allora io ho chiesto all'architetto Luce, al dirigente, già da un po' di tempo, devo dire la verità, poi però non devo fare il suo avvocato difensore, però oggettivamente ha avuto grossi problemi di gestione dell'ufficio, perché come avete potuto vedere ci sono stati numerosissimi bandi pubblici ai quali abbiamo partecipato, c'è stato uno sforzo dell'ufficio, il personale purtroppo, per quanto volenteroso è quello che è, si è aggiunta l'indisponibilità di Lucio Barbaro, mi sembra il film Blues Brothers, le cavallette, le cose eccetera, però purtroppo è una realtà che immagino anche voi conosciate, insomma. Quindi l'architetto ancora non mi risponde, ma per me è fondamentale questa risposta, cioè lui mi deve dire adesso se il progetto vincitore, che come voi sapete non ho scelto io, c'è stata una commissione, adesso ci piaccia o no, è una cosa, è un elemento assolutamente, come dire, è irrilevante, perché non sta a noi dire se è bello o se è brutto. Io potrei dire che non mi piace, un altro potrebbe dire per me è bellissimo, la commissione ha decretato che quel progetto è il progetto vincente, vincitore. Deve essere adesso il dirigente l'unico che può dire oggi se quel progetto là può essere destinato a uno sviluppo per il PUE o meno. E io aspetto che mi dia questa risposta e poi vedremo i passi successivi da fare. Mi meraviglia il fatto che non le abbiano fatto vedere le carte, perché ormai, da quello che mi risulta, i lavori della commissione sono stati terminati e mi risulta anche che c'è stata una trasmissione degli elaborati dal segretario di quella commissione, che era il dottor De Sciscio, che poi ha delegato l'ingegner Borrelli per una sua indisponibilità. E mi risulta che l'ingegner Borrelli abbia anche a sua volta trasmesso le carte all'ufficio tecnico, quindi dice: guarda, le carte stanno qui. Fa così con la testa, però questo è quello che hanno detto a me. Io ovviamente ripeto, mi lascia molto perplesso questo fatto, perché non le abbiamo lasciato vedere gli elaborati, perché secondo me sono atti ormai pubblici, assolutamente. I verbali sono pubblicati sul sito del comune, per cui per un fatto, diciamo, di capacità forse anche tecnica o di infrastruttura, non si riescono a pubblicare i progetti. Le confesso che ho molta difficoltà ad avere assistenza da parte degli uffici in questo momento, perché a me piacerebbe che venissero pubblicati sul sito. Mi continuerò a impegnare affinché lo facciano, almeno a pubblicare sul sito del comune i progetti, sono questi: primo, secondo, terzo, quarto, quinto classificato, perché insomma è una cosa che si potrebbe fare. Me ne scuso personalmente, mi attiverò in tal senso, insomma, per fare in modo che almeno non solo lei o io o chiunque altro possiamo giustamente vedere e esprimere anche le nostre considerazioni, come è giusto che sia, su tutti gli elaborati, su quello che ha vinto, su quello che è arrivato secondo, eccetera. Va bene. Assessore, non le ho raccontato fesserie, erano presenti il segretario e l'assessore Favilla l'altro giorno, non so se hanno ascoltato anche la conversazione, però quello che mi ha sorpreso è: no, deve chiedere all'assessore, che oggettivamente non l'ho mai sentita una cosa del genere, il consigliere. Però al di là di questo aspetto, ecco, ciò che sorprende, mi sembra di capire che effettivamente ci possa essere un problema di contrasto fra il progetto del PUE e le previsioni di PUG, il che oggettivamente un po' mi sorprende, perché voi avete indicato i criteri nella delibera a cui facevo riferimento prima, attraverso i quali doveva poi avvenire la nomina della commissione. Io dissi, non so se ricordo, ci fu un'interrogazione mia, che mi sorprendeva che la giunta indicasse al dirigente preposto come dovesse andare a comporre la commissione giudicatrice.
è una cosa che peraltro non avevo mai visto, perché di solito è una scelta che compete al dirigente. Però in questo caso, voglio dire, c'è stata un'indicazione della Giunta attraverso dei professionisti che credo tra le situazioni da valutare avrebbero dovuto tenere in debito conto anche appunto la compatibilità di questo progetto, di quei progetti rispetto allo strumento urbanistico nel quale si debbono andare ad incastonare. Per cui insomma, attenderò a questo punto di capire quali saranno i successivi risvolti di questa vicenda.